inaugurata ieri mattina l'Istituto Scuole Superiori L'Alberghiero del Virgilio. È stata inaugurata alla presenza delle autorità politiche. Il dirigente scolastico aveva invitato in precedenza le personalità con un invito che così recita: a nome per conto dell'istituzione scolastica che rappresento, mi pregio invitare la signoria vostra all'inaugurazione dell'Istituto Professionale dei Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera, che avrà luogo il 5 marzo 2016 alle ore 11:30 presso l'auditorium d'istituto. Madrina d'eccezione sarà l'onorevole Daniela Cardinale, che a suo tempo si è ampiamente adoperata affinché l'assessorato regionale all'istruzione autorizzasse l'Ipseo a presso l'Istituto Scuole Superiori Virgilio di Mussomeli. L'istituzione di tale nuovo indirizzo rappresenta un notevole ampliamento dell'offerta formativa del Vallone ed è una grande conquista per il nostro territorio, isolato per motivi orografici e già gravemente deprivato a causa di una viabilità carente e dalla lontananza dai grossi centri urbani. A riprova di ciò, numerosi sono i giovani iscritti in questo primo anno, i quali hanno così evitato i rischi, i disagi e l'impegno economico derivanti da un'eventuale frequenza in sedi scolastiche lontane come Sciacca, Favara e Bivona. Prenderanno parte all'evento anche l'onorevole Giuseppe Lupo, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, la dottoressa Mariella Lobello, assessore alle attività produttive e vicepresidente della Regione siciliana, il sottosegretario all'istruzione, onorevole Davide Faraone. L'invito del dirigente scolastico, dottoressa Rina Genco, continua elencando il programma della cerimonia. E c'è il saluto del dirigente scolastico, dottoressa Calogero Maria Genco, l'intervento dell'onorevole Daniela Cardinale, l'intervento dell'onorevole Giuseppe Lupo, l'intervento della dottoressa Mariella Lobello, l'intervento dell'onorevole Davide Faraone e poi segue l'inaugurazione dell'alberghiero, evidentemente previsto anche l'aperitivo di benvenuto a cura degli studenti dell'alberghiero. E noi affidiamo la cronaca alle immagini girate per il sito www.ilfattodelvallone.it. Cosa succede stamattina qui all'alberghiero o all'agrario? Una bellissima cosa, l'inaugurazione dell'Ipseoa, dell'alberghiero, è una grandissima risorsa per il territorio e noi ci crediamo tanto. Ma questi giovani, questi baldi giovani, ci credono? Ma tantissimo, loro sono stati i primi a credere nella Io nostra vedo ogni ben iniziativa. di Dio. Ecco, curata con attenzione, ma anche con una certa competenza. Sarà oggi un assaggio straordinario. Nel giorno dell'inaugurazione dell'alberghiero qui a Mussomeli,
facente parte dell'Istituto Virgilio. Che ci facciamo? Quando si manda la parte musicale? E intanto alle prese con l'arancia. Ecco, qual è la tecnica che stai usando? È quello del taglio semplice, la divisione dell'arancia in quattro. Ti piace il formaggio? Eh sì. Ecco, e tu, anche tu sei al primo anno dell'alberghiero? Certo, sì. E come sono i professori, come sono? Bravissimi. Bravissimi, qui all'alberghiero? Sì. Allora, mentre qui gli alunni preparano qualche domanda, sarebbe anche d'obbligo. Dimmi un po', quanti sono gli alunni a questo primo anno dell'alberghiero? Quanti sono? 38. Qui all'alberghiero di Mussomeli. E intanto i ragazzi sono pronti a preparare appunto quello che è l'aperitivo di benvenuto all'inaugurazione dell'alberghiero. E allora, Mussomelesi dell'alberghiero a Sciacca, a quale classe stai frequentando? Terzo anno. E tu? Pure terzo anno. Terzo anno. Ecco, avete iniziato quindi 3 anni fa, cosa vi ha spinto a scegliere questo indirizzo? La passione della cucina per trovare anche lavoro anche fuori paese, non stare sempre in un paese, cambiare sempre aria. Quindi un indirizzo scelto in prospettiva del futuro. Perché questa scuola è molto importante, che dà occasione di lavoro. E quindi siete al terzo anno. E poi i vostri studi come continueranno? Speriamo di trovare lavoro anche nelle navi, in ristoranti buoni. Ecco, interessante che sia stata una scelta consapevole ed in prospettiva alle vostre aspettative. Ok, il tuo nome? Vincenzo. Giulio. E intanto fuori si aspetta appunto l'orario per iniziare la manifestazione, l'inaugurazione. Qui è l'auditorium Lillo Zucchetto. E qui in questo reparto cosa si sta facendo? Le arance. La frutta. Ecco. Ma oggi c'è l'assaggio per tutti. L'assaggio per tutti, sì. Oggi inaugurazione dell'alberghiero e allora l'assaggio. Per quanti saranno presenti, giornata di festa qui al Virgilio, qui all'Istituto Professionale, ecco, diciamolo,
all'istituto professionale per l'agricoltura. Ed alberghiero. Ed è appunto la giornata dell'inaugurazione qui a Mussomeli, nella giornata appunto del 5 marzo 2016. Guardate qua, Chiara e Alice, tu non sei Alice? No, Maria! Ah, Maria! Chiede una scuola. Ecco, l'alberghiero, da quest'anno l'alberghiero a Mussomeli. Perché hai scelto questo indirizzo? Ho scelto questo indirizzo principalmente per diventare cuoca, cameriera, eppure per imparare a cucinare. Ecco, vuoi imparare a cucinare e intanto a servire. Ecco, e intanto questi primi giorni di scuola, cosa sono stati per te questi primi giorni? I giorni fondamentali per avere le basi per imparare a cucinare, a servire i tavoli, a fare qualcosa. E della cucina cosa ti piace di più? Allora, mi piace fare la frittata, imparare a vedere come si fa la pasta alla carbonara. E poi? E stamattina qui a scuola cosa state preparando? Le tartine, come può ben vedere. Ma saranno gustose? Penso di sì. E allora la stella brillerà sulla zucca? Lei lo deve dire. Come? Lei lo deve dire. Per fare questo disegno, sì, mi dica. Ecco, sulla zucca, sì. Che tempo impiega? Un'ora e trenta. Ma l'ha già sperimentato? L'ho sempre fatto. Ah, cose nuove. Non lo sapevo. E allora, festa qui a Mussomeli al Virgilio. Il Virgilio in questi giorni, ecco, è stato in festa. 10 anni di scuola di scientifico, oggi si apre l'alberghiero. Giampaolo, cosa puoi dire? Che è un giorno veramente importante perché è una scuola di indirizzo nuovo, quindi ho visto girando che ci sono un sacco di ragazzi e ho visto mentre facevano addirittura i preparativi per l'inaugurazione. Sono contento perché questa è una risorsa per il nostro paese. Architetto, festa a Mussomeli, al Virgilio, all'alberghiero, i 10 anni prima del liceo scientifico, oggi l'alberghiero. Una giornata di festa, ragazzi, personalità politiche, ecco, cosa possiamo dire? Ma guardi, io dico che è una grande opportunità per appunto Mussomeli, si completa con l'alberghiero anche tutto quello che riguarda l'istruzione a Mussomeli, che è distretto scolastico, e con l'alberghiero ritengo che ci sono grosse opportunità perché i ragazzi possono intraprendere delle attività di ristorazione e rilanciare i prodotti tipici siciliani è una cosa straordinaria e credo che oggi questa scuola dà anche l'opportunità di fare restare i ragazzi nel territorio siciliano e di non fare fuggire cervelli verso l'estero. Un giorno importante, quindi, dunque. Un giorno importante e quindi spero che i ragazzi che sono la continuità del nostro futuro possano attecchire nel nostro realtà territoriale siciliano. Ragazzi dell'alberghiero, sì, sono io. Già pronti? Mostreranno le loro potenzialità in questa occasione al momento dell'assaggio. Avvocato Comella.
Alberghiero oggi a Mussomeli, l'inaugurazione, possiamo dire qualcosa? Importante episodio in questo territorio dove tutti siamo scoraggiati per quello che non c'è. Questo è uno degli episodi positivi che daranno sicuramente respiro e ossigeno ad un'economia molto depressa. Sicuramente sarà punto di riferimento per tre province. Per la provincia di Caltanissetta, provincia di Agrigento e provincia di Palermo. Sarà sicuramente un volano che potrà creare posti di lavoro reali. L'importanza di questo episodio è veramente da sottolineare in ambito provinciale e interprovinciale, se non regionale. Sindaco Alessandro Plumeri, sindaco di Villalba, oggi festa Mussomeli, inaugurazione dell'alberghiero. Cosa possiamo dire, ecco, agli amici di Villalba e non solo? Ma possiamo dire che è un'opportunità per tutto il territorio, è una scuola che sta andando bene, funziona, vedo anche un paesino come Alia ce l'ha, e Valla Grande, Caltanissetta, quindi è un'opportunità per uno sbocco lavorativo per i giovani del comprensorio. Oltretutto l'agroalimentare in questi anni sta prendendo quota, quindi con agriturismi si sta legando molto al territorio, quindi può essere un'opportunità non solo per i giovani ma per tutto il territorio. Nellina Martorana, oggi festa a Mussomeli, l'alberghiero, inaugurazione. 10 giorni fa c'è stato il decennale del liceo scientifico, oggi l'inaugurazione di un altro indirizzo scolastico, l'alberghiero. Mussomeli in festa, dica qualcosa. Siamo contenti, Mussomeli è come cittadina del Vallone, diciamo, deve offrire molto ai ragazzi di tutto il circondario, quindi questo nuovo indirizzo è una nuova possibilità, una nuova potenzialità per tutto il territorio e speriamo che vada sempre meglio. Qua la scuola e la cultura rende liberi, quindi qualsiasi indirizzo ben accetto. Oggi festa a Mussomeli, festa per l'inaugurazione dell'alberghiero. Cosa possiamo dire, ecco, agli amici di Acquaviva e non solo? È una manifestazione doverosa essere presenti, penso che è un'ulteriore possibilità per i tanti giovani del Vallone e quindi siamo presenti come amministrazione per testimoniare la giornata positiva organizzata. Ecco, noi abbiamo chi? Presidente del Consiglio del Comune di Cammarata. E allora oggi festa a Mussomeli, alla scuola, al Virgilio per l'inaugurazione dell'alberghiero. Cosa può dire, sì, io signor Presidente? Sono stato invitato dal preside, dalla preside, perché sia come sindaco, ex sindaco, e sia anche come presidente di una cooperativa agricola Sant'Agata, noi collaboriamo con l'istituto agrario qua di Mussomeli e quindi sono in piena collaborazione con questo istituto. Onorevole Cardinale, caro Carmelo, come stai? Benissimo, ciao. Giorno di festa qui a Mussomeli, cosa possiamo dire, onorevole? Ma io credo che debba parlare l'assessore Lobello, che è vicepresidente della regione, che si intesta questo risultato che credo sia molto utile non solo a Mussomeli ma anche all'area del Vallone che potrà usufruirne. Credo che sia davvero un giorno di festa e devo dire che l'opportunità di poter avere in questa zona un istituto che, oltre ad esserci il geometra, il liceo, insomma c'è anche l'istituto alberghiero, possa dare davvero a quella opportunità di lavoro che tanti ragazzi si aspettano una occasione in più. Devo dire anche che il fatto che questa scuola sia intitolata ad Odierna, che vorrei ricordare che ha uno strettissimo legame con la mia provincia, che è Agrigento,
Odierna, che era nato a Ragusa ma che morì a Palma di Montechiaro, era uno che faceva tante cose nella sua vita, e il fatto di farne tante cose è un po' come questa scuola, che nasce per essere un istituto tecnico commerciale, poi anche per geometri, e adesso finisce con l'essere anche un'occasione in più di formazione. Insomma, per tutti i paesi vicini quello di avere un istituto alberghiero è davvero quell'occasione in più. Purtroppo la devo correggere, perché l'istituto non appartiene solo all'Odierna, ma all'istituto Virgilio, che ce l'hanno in comune e che è stato intitolato a Lillo Zucchetto. Quindi un auditorium a disposizione di due istituti scolastici superiori, qual è l'Odierna, l'ex Odierna, oggi Mussomelli Campofranco, e l'istituto Virgilio, ecco, che oggi appunto presenta l'alberghiero. Grazie. Grazie a voi. Sindaco Catania, parlerà oggi? Sì, nel senso che certamente non so come è organizzato il programma dei lavori, ma chiaramente approfitterò dell'occasione per far presente agli autorevoli ospiti di quelle che sono come dire, gli elementi che vanno aggiunti non solo all'infrastruttura formativa, che è importante, dell'istituto alberghiero, ma anche l'infrastruttura viaria, e sono due elementi di uno stesso quadro che servono a valorizzare sul piano turistico il territorio. Chiaramente la presenza dell'uno, cioè dell'istituto alberghiero, senza un'adeguata infrastruttura viaria sarebbe un percorso morto. E 10 giorni fa lei è stato presente, ha premiato i ragazzi del liceo scientifico. Oggi è qui in un'altra occasione, sempre per il Virgilio. Sì. È un giorno di festa? Sì, certamente è un giorno importante per il territorio, non solo per Mussomeli, ma per il Vallone, nel senso che l'istituzione dell'istituto alberghiero deve essere visto come un'opportunità per far crescere lo standard qualitativo dell'accoglienza turistica nel nostro territorio. Ma mi ripeto ancora una volta, solo la struttura alberghiera senza un'adeguata struttura viaria, e mi riferisco in modo specifico ai lavori di completamento della Cordovese Valle e del ripristino della Mussomeli San Giovanni, sarebbe un investimento assolutamente monco. Quindi approfitterò dell'occasione per chiedere a tutti i nostri ospiti di impegnarsi affinché ci sia questo pieno risveglio da questo punto di vista. Non solo questo, ma approfitterò anche per far presente che quest'area, cioè Mussomeli, il Vallone, il comune di Caltanissetta e il comune di Enna, cioè le aree interne, sono state tagliate fuori inspiegabilmente dal quadro SNAE, cioè dal quadro delle aree interne, e il che significa sostanzialmente il venir meno dell'attrattività di alcuni investimenti europei che sono destinati esclusivamente alle aree definite aree interne, appunto. E quindi, guardando la cartina geografica, è possibile notare come invece la nostra zona sia la vera area interna siciliana. Preside Genco, oggi giornata di festa, chi parlerà? Parleranno tutti coloro che hanno interesse a parlare e a dare il proprio contributo all'evento, che è una festa. È una festa. Non occorre entrare nel dettaglio. Il dettaglio lo vedremo. Ecco, in diretta. Ok. No. La sindaca di Chiela ha insegnato qua. Benvenuto tra noi. E proprio in questo momento ci si sta dirigendo verso l'auditorium Lillo Zucchetto per l'inaugurazione dell'alberghiero dell'Istituto Scuole Superiori Virgilio.